Secondo turno di Coppa Italia per i biancorossi di Muccioli che affrontano tra le mura amiche l'Ostica San Maurizio, che tanto bene ha fatto nella precedente stagione. A Neri, a una settimana dal via ufficiale il campionato, c'è comunque un cospicuo numero di tifosi che la squadra di Protti, sia avversario ostico, si nota dalle prime battute del match, quando da calcio piazzato Gaiani colpisce la traversa con Scotti che comunque era sulla traiettoria. Passano una decina di minuti e Rimini, al primo vero affondo, colpisce con Pasquini. Il giocatore, ex Romagna Centro, indovina il gol della domenica, sul quale nulla può il portiere ospite. Per Pasquini si tratta della prima firma in maglia scacchi, anche se oggi la band di Muccioli indossa tutt'altra casacca. Da corner, padroni di casa, ancora avanti. Bonaventura ha il tempo di stoppare il pallone in area di rigore, di puntare l'avversario e di cercare la conclusione al giro, con Passaniti che respinge in qualche modo, ma nessun giocatore del Rimini sotto porta è lesto ad approfittarne. Occasione che si spegne. Simoncelli, non nuovo a queste conclusioni, addomestica il pallone e tenta di sorprendere l'estremo ospite con un pallonetto che termina sopra la traversa. Dall'angolo il Rimini cerca il gol della sicurezza. Passaniti, non perfetto, regala il possibile 2-0 nei piedi Valeriani, che però alza la mira. È un monologo della squadra di Muccioli. Simoncelli in escalazione, Valeriani arriva alla deviazione vincente, ma questa volta l'estremo giallorosso si distende e blocca la sfera. Prima del riposo, Arlotti inizia il suo show, compie l'ennesima discesa, gran tiro con Passaniti che si tuffa nell'angolo giusto, evitando il peggio. Nella ripresa continua la pressione offensiva del Rimini, già dalle prime battute lo scambio Pasquini, Bonaventura, Simoncelli porta al tiro quest'ultimo che non inquadra il bersaglio. Quello che accadrà un minuto dopo certamente non piacerà al mentore Muccioli. In una delle rare sortite offensive la San Maurese si mostra cinica, trovando i pari grazie a un colpo di testa di Jogan che sotto misura infila una retroguardia difensiva rimasta letteralmente immobile. I pari tuttavia dura una manciata di minuti, poiché Simoncelli, prendendo l'iniziativa, lascia partire un tiro non certamente irresistibile che inganna il portiere Passaniti, forse tradito da uno strano rimbalzo della sfera. 2-1 e partita che vede nuovamente avanti la formazione di casa. La risposta giallorossa perviene per opera di Gaiani, che con un tiro cross cerca l'effetto sorpresa, cosa che non gli riesce, ma che prova ad emulare poco dopo il compagno Scarponi, dopo che Scotti, con un'uscita incerta, deposita il pallone sui piedi dell'avversario, che non coglie però l'attimo, sfera sopra la traversa. Nel finale, altro aspetto che non piacerà a Muccioli, la sua squadra si rilassa, Pretti commette una leggerezza su Lovati, fornendo l'assist del pari alla San Maurese, con un calcio di rigore d'oro, con Bonandi che decide di lasciarsi scappare, mettendo alto. Dall'altra parte Guiebre per Cicarevis, ma Passaniti c'è. Finale di marca ospite, Bonandi cerca di farsi perdonare, ma Scotti respinge la sua conclusione a pugni uniti. Alta conclusione dalla distanza di marca ospite ed altra spettacolare risposta del portiere di casa. Dall'altra parte del campo, percussione di Guiebre, che imbecca Dormi. L'occasione però viene sprecata dal centrocampista ex savignanese. Gara che si chiude con il corner per la San Maurese, con tocco finale di Rossini che deposita il pallone sul fondo. Il Rimini alza le mani al cielo, vince ma con due facce, quella di merito e applausi nel primo tempo e quella di qualche leggerezza in fase difensiva con Scotti che diviene protagonista nella seconda parte di gara. Quando il portiere è tra i migliori in campo, qualche cosa che non va c'è sicuramente. -7 al debutto in campionato, -7 per farsi trovare pronti ed evitare simili distrazioni.